tornati a Music Challenge e diamo il benvenuto a Giulia Ottonello. Ciao Giulia. Ciao. Beh, insomma, ti troviamo qui a Sanremo nella settimana santa della musica italiana. Perché sei qui, Giulia? Sono qui perché oggi partecipo insieme a altri artisti di Sorry Mom a casa Sanremo Live Box, dove presento il mio ultimo singolo Disco Rotto, ed è anche un modo per fare un po' di promozione. Come sto parlando con voi, faccio anche altre chiacchierate. Sono due giorni, diciamo, di full immersion in una settimana così speciale, e quindi mi fa un sacco piacere esserci. Beh, hai nominato, Giulia, il tuo ultimo singolo, quindi Disco Rotto. Sì. È un disco, diciamo, un brano importante, importante per il messaggio che passa, per il suo contenuto. Sì, parla di una mia esperienza passata, terminata per fortuna all'incirca 3 anni fa, e un'esperienza che è stata per me molto dolorosa, molto forte. La violenza spesso ha varie sfaccettature, non per forza è sempre violenza fisica, esiste anche una tipologia di violenza più sottile, più invisibile, se vogliamo, agli occhi, così in modo al primo sguardo, così all'apparenza, che può essere una violenza emotiva, psicologica. Ed è un qualcosa che ho vissuto, purtroppo, e nel risvegliarmi da questa situazione e nel cercare di porre rimedio, insomma, è nata Disco Rotto. Che poi, voglio dire, questo messaggio viene anche ben chiaramente spiegato nel prologo del video, no? C'è un video che accompagna il brano Disco Rotto. Penso i primi 20 secondi, ecco, sì, i primi 20 secondi l'ascoltatore può leggere qualcosa. Esatto, come sì, è una delle tante definizioni che si trovano. Io ne ho cercata una che potesse essere sintetica, abbastanza semplice, su quella che può essere la manipolazione psicologica. Tra l'altro, grazie per aver citato anche il video, che peraltro abbiamo registrato. Io sono di Genova, sono ligure, e abbiamo fatto le riprese al Teatro Cantero di Chiavari, e le riprese e tutto il montaggio, la regia è stata curata da mia cugina Charlotte, in arte prod di K, e lei mi ha aiutato a tirar fuori ancora maggiore profondità dalle parole, insomma, con tutte quelle immagini e la storia che si è andata a raccontare nel video. E finisce, diciamo, la mia parte di intervista andando a ricordare anche l'ultima scena del video, quando comunque io ho letto un messaggio di speranza nel momento in cui la protagonista esce da un'uscita di sicurezza, scappando. Sì, lì è quando apri gli occhi, ti rendi conto di quello che stai vivendo e decidi di scappare, nel vero senso della parola. Ci sono situazioni che vanno tagliate in modo definitivo, e quindi se si riesce bisogna assolutamente scappare. Ringrazio anche tantissimo Francesco Arpino, perché ha scritto con me il brano, nel senso che l'ha ultimato musicalmente, ha dato quel vestito che il brano non aveva, perché io sono arrivata da lui con un testo e con una melodia vocale, e ha fatto tutta la produzione musicale molto molto bella. Con questo Amici, seconda edizione. Sì. Cosa ti ha dato Amici? È stato l'inizio. Intanto quest'anno sono 20 anni, perché esatto, la mia edizione era 2002-2003, e quindi siamo nel 2023 e sono ufficialmente 20 anni. È stato l'inizio. Io uscivo praticamente dalla mia cameretta ed entravo ad Amici, quindi è stato anche un inizio molto forte per me. È sempre stata un po' timida, schiva. Poi in questi 20 anni ho imparato ad essere un pochino più espansiva, magari ad essere un pochino comunicativa anche in certe circostanze che mi intimidiscono, però all'epoca è stato un grande inizio. Poi da lì tutto è partito e sono molto grata. Senti, prima stavi dicendo che sei di Genova, Genova per la quale tu hai anche Genova, appunto, che io ho ascoltato non parla prettamente di Genova, ma di che cosa? Il punto è che si usa il pretesto di una storia d'amore che va a finire non bene, cioè
una storia che va poi a finire, ognuno prende la sua strada, ma è un pretesto per raccontare, forse in una veste un po' originale, come questa persona di Genova rimane a Genova consolata dalla sua città, avvolta dalla sua città come se Genova fosse quasi un'amica. E poi è molto cinematografico il brano, è stato scritto da Mirko Tremani, un giovane autore, e la produzione musicale di Francesco James Dini, l'orchestrazione di Valerio Baggio. È molto, secondo me, cinematografico perché ti descrive proprio gli odori, i sapori, alcuni angoli proprio della città, ed è bello. Mi piace, cioè a me piace, sono di parte, è chiaro che sono di parte. Senti, ma Genova è stata, diciamo, Genova è stata il luogo di nascita di tantissimi artisti. Quanto questo ha influito sul tuo percorso artistico, sul tuo essere in città? Ma forse un po' sì, perché c'è proprio questo background un po' culturale che vuoi o non vuoi, un po' in mezzo ci cresci. E poi il genovese, o comunque in linea di massima il ligure, ha un certo tipo di temperamento e carattere che chi più chi meno a volte viene un po' fuori. Ci sono delle sfumature che ci riguardano un po' tutti, e secondo me proprio quella fetta così importante storica di cantautorato le ha tirate fuori anche tanto, e quindi sì, beh, sono grata anche per questo. Di essere genovese in un qualche modo, è una scuola importante, io non mi permetto di avvicinarmi a quel tipo di mondo, però sicuramente mi ha influenzato quel mondo. Giulia, nel tuo percorso artistico non solo musica, diciamo, discografia, ecco, diciamo un pochettino così, ma anche spettacolo e film. Sì, sì, ho fatto tanti anni di musical, soprattutto teatro musicale, prevalentemente con la Compagnia dell'Arancia. Tra l'altro in teatro torno dopo un bel po' di pausa, però per una cosa prettamente di prosa, veramente fantastica, di e con Lillo e Greg, dal 19 aprile al Teatro Olimpico di Roma, Il mistero dell'assassino misterioso. E mamma mia, sono emozionatissima, agitatissima. Cinema, ad esempio, doppiaggio cinematografico, adesso se vi capita su Disney Plus c'è il sequel di Come d'Incanto, che si intitola Come per disincanto. E tanti. Sì, sono tornata a dare la voce a Giselle, voce cantata. Sì. Che cosa dobbiamo aspettarci ora da questo 2023? Perché Genova è uscito a ottobre, se non ricordo male, a fine sì, 2022, sì. Ottobre 2022, sì, sì. Ok, e ora Disco Rotto, sì. Ok, che cosa dobbiamo aspettarci da questo 2023? Spero nuova musica, di portare avanti il mio percorso, semplicemente, già quello sarebbe bello, assolutamente, facendo dei gran cornoni. Nuove canzoni, nuove cose, festeggiare anche un po' nel mio piccolo questi 20 anni di percorso artistico, e niente, si va avanti un passo alla volta. Ok Giulia, noi ti salutiamo da Sanremo e un abbraccio a tutti i nostri amici. Ciao! Eccoci qui a Sanremo e abbiamo con noi Francesco Balasso. Ciao Francesco! Ciao Domenico! Allora, ciao a tutti! Come stai Francesco? Benissimo, grazie di avermi invitato. Chi presentiamo anche? Anche Elisabetta, Juan, la mia fida violinista. Ah, benissimo. Che mi accompagna in questa bella avventura. Beh, allora, se c'è anche una violinista vuol dire che sicuramente ti dovrai esibire. Certo, assolutamente, tra pochissimo. Okay. Tra l'altro. Ore 14. Alle 14 a, possiamo dirlo? Certo. Sanremo Live Box, casa Sanremo. Perfetto, allora, seguiteci. E allora assolutamente ti seguiremo, e soprattutto che canzone porterai? Porteremo Origami, okay. Che è un brano appunto di... non è proprio l'ultimissimo brano, però è quello che ci, secondo me, live veniva fuori un po' meglio, esprimeva meglio il progetto, insomma. Beh, io so anche che a fine anno comunque è uscito un altro tuo brano. Sì. Che è Chi sono? Che è Chi sono, no. esatto. Ecco, chi sei? Chi sono? Chi sei Francesco? Anche perché ti dico chi sono, chi sei, perché io mi ricordavo di te come Forza Fra. Certo. Quindi sei sempre tu? Sono sempre io. Forza Fra è un nickname nato da una canzone che appunto nel ritornello, all'inciso, diceva Forza Fra.
quindi è un po' un nomignolo, cioè un nickname che utilizzano per magari riconoscimi, però sì, sempre Francesco Balasso. E chi sono? È quest'ultimo singolo, è un po' più introspettivo forse rispetto ai singoli precedenti. Vado a esplorare cioè la parte interiore, mi pongo delle domande. Posso dire questo, intanto magari faccio ascoltare il brano. Beh, io direi di ascoltare il brano, l'abbiamo ascoltato e ti dico, ho colto un invito alla pazienza. Sì, esatto. Perché è importante la pazienza? Grazie che mi hai aiutato con un input della pazienza, perché ovviamente per cercare di raggiungere dei grandi obiettivi, è importante costruire mattoncino dopo mattoncino, e la pazienza è fondamentale per godersi questo viaggio, che va bene la meta, ma il viaggio è importantissimo, perché probabilmente si spende molto più tempo nel viaggio che poi nel... È bello godere dei risultati, ma sicuramente ci vuole pazienza per fare le cose fatte bene. Anche se ti dico, Francesco, il brano si sarebbe potuto forse intitolare anche Chi sei, perché tu lo ripeti tante volte dentro al brano, pensavo quello fosse il titolo. C'è questa duplicità, no? Chi sei, chi sono? Può essere una domanda sia rivolta all'esterno, tu chi sei, ma anche a se stessi, no? Cioè, anche facendo poi canzoni si scopre di avere molte sfaccettature. E a volte è giusto domandarsi chi sei, chi sono, è giusto per darsi la giusta identità che si vuole. Guarda, Francesco, io vorrei fare l'ultima domanda ad Elisabetta. Cosa aggiunge il tuo violino nel brano originale? Il brano originale è quello che ci sta più a cuore, proprio perché allora Francesco ha avuto la bontà di lasciarmi carta bianca completa nello scrivere gli arrangiamenti per violino. Io arrivo da un percorso classico, Origami è fino adesso quello in cui siamo riusciti a infondere di più lo spirito del progetto di Forza Fra e di Francesco con le esigenze espressive di uno strumento così, quindi ha reso speciale il tutto. E allora, Elisabetta, Francesco, noi insomma continueremo a seguire il vostro percorso di Riesce e Speranza, insomma, che Sanremo porti bene, porti bene alla musica. Assolutamente. E porti bene a Francesco Balasso e ad Elisabetta. Grazie. Grazie mille. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao.